Bentrovati a tutti, il cielo è stato nuvoloso, a tratti anche coperto sulle nostre regioni di nord-ovest, sui settori padani, ma anche lungo le regioni adriatiche e sulla Toscana, per l'influenza da una parte legata a questo corpo nuvoloso che è collegato ad una struttura di bassa pressione ormai in migrazione verso le isole britanniche, mentre alcune infiltrazioni fresche si sono fatte carico di annuvolare il cielo sulle regioni adriatiche, in parte anche su quelle meridionali. L'alta pressione domina sul settore scandinavo e sull'Europa centrale e nel corso dei prossimi giorni diventerà determinante anche per il tempo di casa nostra. Eccolo allora l'anticiclone in fase di rinforzo, come evidenziato dalla sinottica prevista per martedì 14 febbraio, ore centrali della giornata. Siamo nei bassi strati, ma la struttura corrisponde anche in quota e vede il sodalizio tra l'anticiclone, che già da alcuni giorni domina sull'area scandinava, e un promontorio in risalita dal Nord Africa. Le correnti fredde sempre più confinate sull'Europa dell'Est, mentre per il momento l'Atlantico rimane in stand-by. Il momento di gloria dell'anticiclone per l'Italia sarà raggiunto nella giornata di giovedì 16 febbraio, tuttavia vedete che sui settori settentrionali dell'Europa e su quelli centrali si notano le prime smagliature, con una opera di erosione proprio sul lato atlantico della stessa cupola anticiclonica, e questo testimonia la ripartenza delle correnti dell'oceano, che potrebbe determinare un nuovo cambiamento delle condizioni atmosferiche già sul finire della settimana. Questa tesi viene suffragata, come possiamo notare, da questo elaborato probabilistico che ci mostra per la giornata di sabato 18 febbraio la ripartenza delle correnti atlantiche, che vanno a spazzare sia la cupola anticiclonica sia l'aria fredda che ancora stazionava sull'Europa centro-orientale. Ecco infatti la situazione dal punto di vista termico: notiamo l'ingerenza delle correnti atlantiche che vanno ad erodere ulteriore terreno all'aria fredda, la quale viene sempre più confinata verso l'Europa orientale. Passiamo al dettaglio con le indicazioni per martedì 14 febbraio, che vede l'asse della nuvolosità più compatta tra le regioni di nord-ovest e le isole maggiori, altrove prevalenza di sole, a parte qualche addensamento che potrebbe ancora verificarsi sulle regioni adriatiche e su quelle estreme meridionali, qualche pioggia possibile tra Piemonte e la Sardegna, scirocco sulle isole maggiori, temperature in lieve aumento. Passiamo alla giornata di mercoledì 15 febbraio, vedete, arriva l'anticiclone, il sole domina su tutto il paese, le temperature in ulteriore aumento. Giovedì 16 febbraio, ancora una giornata di sole su gran parte del paese, ma attenzione perché potranno verificarsi banchi di nebbia sulle zone di pianura, soprattutto sulla Val Padana, miti le temperature diurne. Infine, la tendenza per la giornata di venerdì 17 febbraio, vedete, con il cedimento parziale dell'anticiclone, quindi la ripresa della nuvolosità su gran parte delle nostre regioni, ancora comunque senza precipitazioni di rilievo. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, non mi rimane che darvi l'appuntamento ai prossimi aggiornamenti. A presto da Luca Angelini.